Dal Vangelo di Giovanni. Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo ed altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figliuoli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!» Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, poiché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete, piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?» E gli disse: «Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: «Seguimi». Sorelle e fratelli carissimi, la buona novella di questa domenica vi raggiunge dal porto di Ortona, vicino alle barche dei pescatori e vicino alla statua che ricorda l'arrivo in questa zona delle ossa di San Tommaso. San Tommaso, del quale proprio oggi celebriamo la festa del perdono qui ad Ortona. L'episodio del Vangelo che ci è stato raccontato è ambientato proprio sulla riva del mare di Tiberiade e quindi per questo motivo abbiamo scelto il porto e le barche. E ci ha detto San Giovanni che era la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi apostoli, ai suoi discepoli. Le prime due, lo sappiamo, sono avvenute nella serata del giorno di Pasqua
quando Tommaso non era presente, e poi 8 giorni dopo, quando invece era presente anche Tommaso. E l'episodio che abbiamo ascoltato fa sicuramente riferimento a un fatto reale, ma nello stesso tempo, come spesso capita, in modo particolare nel Vangelo di San Giovanni, esso ha anche un significato simbolico, diventa per noi una parabola, un insegnamento di vita. Se non fosse così, ci sono in questo brano alcune contraddizioni che faremmo fatica a tenere insieme. Infatti, sembra che i discepoli non abbiano avuto nessuna esperienza di Gesù risorto, mentre invece appunto era la terza volta che Gesù si manifestava loro. I discepoli si meravigliano tantissimo della pesca miracolosa, mentre invece all'inizio proprio della loro avventura, della loro sequela di Gesù, ebbero esperienza di un'altra pesca miracolosa, quella che ci viene raccontata dall'Evangelista Luca nel capitolo 5 del suo Vangelo. Inoltre, abbiamo lasciato Pietro e gli altri apostoli a Gerusalemme, nel Cenacolo, mentre invece oggi li ritroviamo in Galilea, come se avessero messo fra parentesi la loro avventura con Gesù e fossero tornati alla vita di prima, come se nulla fosse successo, come se quella grande avventura d'amore e di servizio che aveva infiammato i loro cuori fosse del tutto scomparsa. E inoltre, quando Gesù ha soffiato su di loro lo Spirito Santo, noi sappiamo che immediatamente gli apostoli hanno iniziato ad annunciare il Vangelo e a darne testimonianza. Ma teniamo insieme le cose proprio come vi stavo accennando all'inizio, cioè tenendo conto della realtà dell'episodio e nello stesso tempo della sua valenza simbolica. A chi si riferisce l'apparizione di Gesù? A 7 discepoli, 5 chiamati con il loro nome e 2 anonimi. Il primo, come praticamente sempre capita in ogni pagina del Vangelo, è Pietro. Pietro, che il brano di Giovanni chiamerà in seguito figlio di Giovanni, cioè di Giovanni Battista, perché pur avendo avuto esperienza del Signore risorto, Pietro non aveva cambiato la sua idea sul Messia. Forse come Giovanni aspettava un Messia trionfatore, un Messia vittorioso, un Messia potente. Gesù oggi una volta di più lo invita a fare un bagno di umiltà, a rinascere come una creatura nuova che ha occhi diversi per vedere il suo Dio. Pietro, che aveva tradito Gesù intorno ad un fuoco di brace, oggi lo ritroviamo intorno a un altro fuoco di brace preparato da Gesù, in cui Gesù, il Dio tessitore, rimette insieme i cocci del tradimento per fare di Pietro un apostolo nuovo, capace non soltanto di seguirlo personalmente, ma anche di guidare tutta quanta la comunità. È Pietro, infatti, che prende l'iniziativa di andare a pescare, ma non lo impone, lo propone agli altri apostoli che insieme con lui decidono di andare. Non è fatta da schiavi sottomessi la comunità ecclesiale, è fatta di persone libere e responsabili che insieme condividono la missione che il Signore ha loro affidato, e cioè quella di essere pescatori di uomini. Io vado a pescare, veniamo anche noi con te. Poi c'è Tommaso, ed è l'unica volta in tutto il Vangelo in cui il nostro Tommaso viene nominato al secondo posto, subito dopo l'apostolo Pietro, e viene nominato ancora una volta con il suo soprannome, Didimo, che come abbiamo visto nella buona novella di domenica scorsa significa gemello, proprio perché egli è gemello di ciascuno di noi. È gemello nella difficoltà di credere senza vedere, e quindi è gemello
di chi fa fatica a seguire la beatitudine di Gesù, beati coloro che crederanno senza aver visto. È gemello perché Tommaso vuole fare un'esperienza di Dio anche al di fuori della comunità, un'esperienza di Gesù anche al di fuori della Chiesa, del gruppo. E a volte anche noi, come direbbe il mio conterraneo Ignazio Silone, siamo cristiani senza Chiesa. Però Tommaso è gemello perché non abbandona la comunità, ma in essa ritorna. Lo troviamo infatti all'interno del Cenacolo, 8 giorni dopo la Pasqua, e lo troviamo anche oggi, insieme con Pietro e con gli altri, mentre vanno a pescare. Quindi c'è Natanaele, che la tradizione identifica con l'apostolo Bartolomeo. Egli fu visto da Gesù quando era sotto il fico e fu lodato per la sua capacità di essere vero, per la sua capacità di essere reale. Pensava male degli abitanti di Nazaret e disse: cosa può venire di buono da Nazaret? E quando Gesù gli disse di averlo visto sotto il fico, simbolo della pace e della dolcezza della parola di Dio che all'ombra del fico veniva letta, Bartolomeo, Natanaele, subito fa la sua professione di fede in Gesù come il Messia. Ci sono poi i figli di Zebedeo, Giovanni e Giacomo. Sono quelli che noi potremmo chiamare i duri e puri. Sono quelli che noi potremmo definire un po' fondamentalisti, quelli che pensano di essere sempre migliori degli altri, quelli che propongono un'idea e deve essere quella che si fa, altrimenti non sono mai contenti, quelli che spesso sono in polemica con tutto e con tutti. Pensate, nel terzo capitolo del Vangelo di Marco ci viene detto che avevano impedito ad alcune persone che scacciavano i demoni e facevano del bene nel nome di Gesù di farlo perché non erano del gruppo. E Luca al capitolo 9 ci dice che su un villaggio di samaritani che non li aveva accolti chiesero a Gesù se era il caso di invocare su di essi un fuoco dal cielo per poterli distruggere. Gesù aveva dato loro un soprannome che non era proprio simpatico, Boanerges, figli del tuono. E infine c'erano altri due discepoli senza nome, perché se io e voi non ci ritroviamo nel profilo di Pietro o di Tommaso, di Natanaele, di Giovanni o di Giacomo, possiamo ritrovarci in questi due discepoli senza nome, anonimi, che sono lì presenti, ma che possono rappresentare non solo i cristiani semplicemente battezzati, che non fanno parte del consiglio pastorale, di nessun gruppo ecclesiale, ma cercano di vivere la fede nella loro quotidianità, ma possono rappresentare anche chi, insieme con la Chiesa, come accade sempre, specialmente nei momenti di difficoltà, condivide con la Chiesa la costruzione di una nuova umanità, di un mondo nuovo. Si mette insieme con la Chiesa per migliorare la qualità della giustizia, della pace, del rispetto delle persone, della proclamazione della dignità dell'uomo. Ecco, questi sono i personaggi a cui il Vangelo di Giovanni oggi dedica spazio. Vanno a pescare per indicare che il Signore Gesù non è presente soltanto nella domenica, la Pasqua e 8 giorni dopo, nella proclamazione della parola e nel pane spezzato all'interno dell'Eucarestia, ma Gesù è presente anche nei giorni feriali, nella quotidianità del lavoro, nelle cose che si fanno da lunedì a sabato, perché Egli non ci abbandona mai e non è con noi soltanto nei momenti liturgici, ma in ogni momento della nostra vita. Vanno a pescare e vanno di notte, ma di notte non prendono nulla, perché vanno a pescare senza l'aiuto del Signore, senza la presenza della sua luce. E come sempre capita nella mentalità degli ebrei,
Il giorno comincia sempre con una notte. È stato così prima della creazione del mondo. E dal buio, dal caos, solo con la creazione della luce è nato l'ordine, sono nate le piante, i fiori, gli animali e gli esseri viventi. È stato così nella notte della liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. C'era il buio della schiavitù, c'era il buio della persecuzione del faraone e poi si è accesa la luce della presenza del Signore che ha liberato il popolo da questa schiavitù e da questa tenebra. È stato così anche la notte del Venerdì Santo, dopo che Gesù era morto in croce. Il buio del sepolcro, le tenebre della morte che poi hanno dovuto far spazio alla luce del giorno di Pasqua, alla luce di un nuovo mattino. Quindi da soli, senza la presenza di Gesù, non prendono nulla. Scoraggiati stanno tornando verso la riva quando dalla riva stessa un uomo dice: «Non avete niente da mangiare?» E gli devono rispondere: no, non abbiamo nulla. Come facciamo noi quando tante volte ci siamo impegnati, ce l'abbiamo messa tutta, ma non abbiamo concretizzato nulla? Gesù non li rimprovera, ma dice: gettate le reti dalla parte destra. Forse non avete fatto le cose nel miglior modo possibile. Forse non avete scelto la parte migliore. La parte destra nell'antichità era la parte buona, la parte appunto migliore. Come dire, se volete avere successo nella vostra missione di evangelizzatori, se volete avere successo nella vostra testimonianza di fede, dovete scegliere la parte migliore, dovete partire da qualcosa che può aiutare gli uomini a venir fuori dal mare nel quale si trovano e dal quale li dovete trarre per donare loro la vita. Infatti, il mare è il simbolo del diavolo, è il simbolo delle tenebre, è il simbolo del male, e in esso stanno bene i pesci, non le persone. Perciò Gesù invita i suoi discepoli a diventare pescatori di uomini. E quindi questo significa che anche per noi oggi la missione è sul mare, è in un mondo pagano, è in un mondo fatto di tenebre, è in un mondo che non accetta il messaggio, che vive senza la presenza di Gesù. Ma anche con questo mondo noi dobbiamo scegliere la parte destra, la parte migliore. Quando seguono l'indirizzo dato da questo uomo, i pesci abboccano e ne sono tantissimi, come abbiamo ascoltato, 153 grossi pesci che indicano tutte le specie di pesci allora conosciuti e quindi la totalità dell'uomo, la totalità dell'umanità. Il messaggio del Vangelo è per tutti, ovunque, sempre. Quando arrivano sulla spiaggia, questi discepoli trovano della brace, trovano del pesce e trovano del pane. È interessante notare che sono le prime cose che vedono, poi odono la voce di Gesù, perché l'Evangelista Giovanni ci vuole dire che per loro in quel tempo successe come succede a noi oggi. Dobbiamo saper riconoscere Gesù dai segni, non lo possiamo vedere direttamente. La brace era la stessa brace, come già vi accennavo, del fuoco intorno al quale Pietro aveva tradito Gesù. Adesso Gesù riannoda i fili dell'alleanza d'amore con Pietro e con i discepoli che erano fuggiti. Si può partire per un nuovo inizio, per una nuova avventura. Il pesce, che è un acronimo, perché in greco pesce, con le sue iniziali, indica Gesù Cristo, figlio di Dio Salvatore, e quindi il pane, a simboleggiare la vita che si fa dono, la vita che si fa alimento per gli altri. Questo è Gesù per noi nell'Eucarestia. E quindi, avendo scoperto che Gesù è presente,
questi apostoli possono ripartire. È a Pietro che Gesù dice seguimi, ma lo dice anche a me e anche a ciascuno di voi. È a Pietro che Gesù chiede se lo ama, se gli vuole bene, ma è anche a me e a ciascuno di voi che Gesù fa questa domanda. Come sarebbe bello se anch'io e anche voi, aiutati da qualcuno che ci dice è il Signore, poi ci gettiamo verso il Signore per seguirlo, questa volta con la sua prospettiva, questa volta con la sua logica, questa volta con il progetto che lui ci ha consegnato. Pietro si è cinta la veste per andare verso Gesù gettandosi in acqua. E anche questo è significativo, perché la logica ci dice che per nuotare la veste te la togli, ma quella veste è simbolo della veste battesimale ed è simbolo della veste del servizio, come l'asciugatoio con cui si cinse Gesù per lavare i piedi agli apostoli durante l'ultima cena. Seguiamo Gesù allora nell'annuncio del Vangelo, nella testimonianza della sua morte e risurrezione, nella logica dell'amore e nella logica del servizio. Buon tempo di Pasqua a tutti!